Salve e benvenuti ad Algeria Tomorrow. In questa puntata vedremo come l'Algeria sta puntando sulle start-up per rilanciare l'economia. Sempre più imprenditori avviano imprese con grandi ambizioni. È il caso di Yassir, un servizio di trasporto già presente in diversi paesi della regione. Yassir è un pioniere dei veicoli a noleggio in Algeria. È stata fondata nel 2017 da due amici di infanzia. Oggi ha 6 milioni di utenti nel paese e più di 40.000 autisti partner. Il gruppo, che ha fatturato 30 milioni di dollari lo scorso anno, offre già i suoi servizi in tutto il Maghreb, l'Africa occidentale, l'Europa e il Canada. Impiega più di 650 persone in tutto il mondo, molte delle quali qui ad Algeri. Yassir è stata la prima azienda a lanciare il servizio in Algeria. Con l'arrivo della concorrenza in Algeria si è formato un mercato di veicoli a noleggio che ha creato molti posti di lavoro. Guardatevi intorno, qui ci sono solo giovani. Yassir è una delle tante giovani aziende algerine che stanno beneficiando dei minori vincoli burocratici e sono incoraggiate a rischiare. Quest'anno il numero di start-up registrate è raddoppiato. Algeria Venture è un acceleratore pubblico che aiuta i titolari dei progetti a raccogliere fondi ed esportare le loro soluzioni. Noi facciamo innovazione aperta. Che cosa significa? Significa che diamo alle aziende i mezzi per accedere al mercato, che spesso vedevano come inaccessibile. Oggi gli forniamo i mezzi per accedervi con delle soluzioni, risolvere i loro problemi, ottenere moduli d'ordine e farsi strada. Algeria Venture è il luogo in cui le start-up vengono ufficialmente registrate ed è qui che le aziende si incontrano per creare sinergie. La crescita di Bain è coerente con l'espansione del settore fintech. Questa azienda lavora con i principali gruppi bancari nazionali e internazionali ed offre un servizio per il trasferimento di denaro tra privati. Bain è un'azienda che ha bisogno delle start-up per completare la sua offerta. Finora non avevo accesso a queste persone, non sapevo che esistessero. Forse esistevano, ma erano nascoste. Ora ci sono, l'ecosistema c'è, i canali di comunicazione sono sempre migliori. Questo anche grazie alle conferenze organizzate in tutto il paese. È qui che si è messa in mostra Aisha Shabna, giovane imprenditrice che punta sull'economia circolare. La sua azienda usa le pelli recuperate nei macelli per produrre gelatina animale halal destinata al settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Algeria Venture ci ha dato una grossa spinta. Siamo qui per ricevere una formazione sullo sviluppo delle soft skills, per convincere i partner e avere visibilità. Ci aiuta davvero a diventare imprenditori migliori. Per liberare un'economia che è stata a lungo dipendente dagli idrocarburi, l'Algeria ha creato un ministero delle start-up, il primo nella regione. È guidato dal 29enne Yassin Elmadi Walid, ex imprenditore di start-up tra i giovani africani più influenti dell'anno secondo la rivista Forbes. Ministro, anche lei è stato un imprenditore. Quali problemi ha incontrato e come sta cercando di risolverli? Abbiamo iniziato creando un quadro normativo, un quadro giuridico favorevole allo sviluppo delle start-up. Questo quadro giuridico consente loro di beneficiare di notevoli vantaggi fiscali. Questi sforzi hanno portato anche a profonde riforme delle leggi e delle normative algerine che consentono ai responsabili dei progetti di raccogliere fondi più facilmente, di avere relazioni molto più sane con i loro investitori, di poter raccogliere fondi dall'estero e di esportare i loro servizi. Che ruolo avrà l'ecosistema delle start-up algerine in Africa? Il mercato africano è enorme e si sta evolvendo rapidamente. Per molti settori, come il fintech, è il mercato che sta vivendo la maggiore evoluzione al mondo ed è un mercato naturale per l'Algeria. Ci auguriamo che le start-up di oggi siano i campioni dell'economia di domani, che permettano all'Algeria di posizionarsi come polo essenziale delle nuove tecnologie in Africa. Vogliamo che l'Algeria, che in passato è stata la Mecca dei rivoluzionari, diventi la Mecca degli appassionati di nuove tecnologie e permetta alle start-up di svilupparsi in Africa. Algeria ospiterà la prima edizione di Africa Disrupt, una fiera che riunirà i principali attori continentali dell'innovazione. È tutto per oggi. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata di Algeria Tomorrow.